Io sono architetto di professione, lavoro principalmente come architetto, designer, vivo da 6 anni in Germania, lavoro dentro uno studio abbastanza grande che fa, diciamo, una filosofia abbastanza variegata, nel senso che si va dagli estremi dove si fanno cose con geometrie complicatissime a cose che sono invece molto rigidamente definite da raster, quindi da assi, moduli e così dicendo. Insomma, io sono riuscito negli anni a in qualche modo a imporre con la violenza dentro. Con le maniere buone. No. Con le maniere brutte. Diciamo. E la cosa che mi affascina è che all'inizio era visto solo come uno strumento per fare rendering sostanzialmente, quindi mano a mano diventa uno strumento che in parte viene utilizzato nei processi di progettazione, in parte viene utilizzato per fare marketing, sia all'interno dello studio, quindi nei meeting che facciamo regolarmente, sia verso i clienti. Questa è una fase, tra l'altro, in Germania molto interessante perché la recessione si fa sentire, quindi tutti si stanno ripensando. Tantissimi ragionano nell'ottica dell'architettura sostenibile, ecobilance, scusate, ogni tanto mi parlo in parola in tedesco, perché non mi ricordo quello in italiano. E quindi vi volevo far vedere cose che ho fatto abbastanza di recente e che sono state accolte con grandissima gioia. Questa qui è la prima presentazione, comunità italiana, con un sacco di errori di grammatica da correggere. In questo caso fanno vedere che questo modulo è composto da due parti, una più spessa, una meno spessa, in cemento, la parte anteriore è pietra naturale, no? Qui, con questi rinforzi in fibra di vetro. Il montaggio non l'ho fatto in Blender, il montaggio dell'animazione l'ho fatto in DaVinci Resolve per questi titoli e così via, soprattutto per questi in Blender, una soluzione più veloce. Una cosa un pochino più intrigante invece, qui mi sono divertito perché poi chi fa di solito modelli si dimentica che esiste la quarta dimensione e che non è uno scherzo da gestire. In questo caso dovevamo spiegare, questo è il discorso che facevo prima dei tre moduli, ci sono tre moduli, due si basano sulle stesse dimensioni, uno presenta questo taglio nel solaio per poter portare cavi, tubature e quant'altro, sono tutti quanti fatti in legno, e poi su questo c'è un modulo più piccolo, che lo potete imparare adesso, con sulla base di questi tre mattoncini, più ovviamente dimenticavo i balconi e la facciata. Ovviamente per chi anima regolarmente queste sono minchiate, però la quarta dimensione è abbastanza impegnativa anche nel creare la storia. Qui abbiamo utilizzato un sistema di pareti interne fatto in paglia pressata, tutto col bentato, giustamente. Sì, perché no, la cosa interessante, questo è un prodotto in fase di sviluppo, si chiama Stranantech ed è fatto in paglia pressata, che ha un eco bilancio negativo, cioè non emette CO2 ma la riduce. E la cosa più interessante, sulle prove di resistenza al fuoco abbiamo fatto diversi campioni, un paio di questi con, non so come si dice qui in italiano, thermacell platinum, sarebbero tipo pannelli di cartongesso resistenti al fuoco. Sì. Quelli si sono staccati, il pannello di paglia nudo e crudo è andato oltre 150 minuti nella prova, solo il pannello. Quindi qui si vedono le varie tipologie di configurazione. Tutto questo l'ho fatto ovviamente in Blender, e poi qui si vede l'assemblaggio finale. Mi sono divertito un casino, perché sono cose che solitamente non faccio per motivi lavorativi. Ovviamente poteva essere fatta meglio, devo rientrare in un timing, ma in una settimana ho fatto tutto quanto.
E questa è la politica. Questo è. Bene, bene. E questo qua darebbe l'impressione di accendersi come un fiammifero, in realtà a livello di fuoco. Sì, no, ci sono alcuni svolti interessanti in tal senso, perché ultimamente sono state inaugurate diverse scuole per l'infanzia fatte in Lenin, e un paio di queste, da due mesi dall'inaugurazione, per via di un cortocircuito sono andate in centro. Certo. Comunque, la realizzazione di questa animazione chiaramente ha aiutato tantissimo l'azienda a proporre il prodotto, suppongo. Sì, in tal senso loro hanno portato adesso in una fiera che si chiama Expo. Vabbè, puoi anche inventarti una parola, non andiamo a indagare. È una fiera di Real Estate che si fa a Monaco di Baviera. È quella lì, comunque si ha a che fare con il settore immobiliare, così del genere, e loro hanno portato questo sistema e hanno, tramite questo tipo di narrazione, sono riusciti ad avere a svegliare l'interesse di alcuni investitori. Esatto, questa qua la prende a far vedere il prodotto anche prima di realizzarlo, importantissimo. Assolutamente, ma esatto. Perché il problema è questo: quando chi progetta, qui ci saranno sicuramente molti architetti, ma chi progetta solitamente ha una forma mentis dove capisce naturalmente che è una sezione, sa cos'è un elemento strutturale, eccetera. Certo, ma bisogna parlare con chi non chi è investe, del diciamo così, che capisce l'algebra delle rendite. Esatto, più e meno, la partita doppia capisce. E quindi devi riuscire a dargli qualcosa che ai suoi occhi possa essere ulteriormente rendibile. Quindi la signora Maria, mi piace usare sempre questo nome, che non capisce, magari non è capace di leggere una planimetria, capisce molto più facilmente una cosa. Noi parliamo spesso in community product design, che è qualcosa che sta andando, no? Questo rientra anche nel product design, e sta diventando davvero molto importante nel mondo del lavoro del prodotto, quindi far vedere il prodotto, offrire il prodotto, spiegarlo anche molto semplicemente alle persone che, giustamente, non essendo magari del settore, non capiscono qual è cioè tu glielo puoi dire, gli puoi raccontare tutto quello che vuoi, ma se non vede, magari non è chiaro il concetto. Soprattutto, in quel senso c'è anche un altro aspetto, perché quasi tutti i software che vengono usati per la progettazione ti danno, tu puoi creare elementi stratificati, no? Quindi teoricamente tu hai già tutte le informazioni, ma restano chiuse in una dimensione tecnica. Esatto. Far capire, quindi raccontare, è una cosa completamente diversa. Quindi, diciamo così, ti trovi su una linea di confine, su un crinale tra il mondo dei tecnici e il mondo degli utenti finali. Molti geometri e architetti si sono imbattuti in questo con il 110, perché poi con il 110 si è scoperto che esiste un cappotto, questo cappotto è fatto con determinati materiali e poi deve essere rivestito, deve ritornare alla facciata anche più bella di quella che era prima, quindi tutte queste cose poi le vai a spiegare ai condomini, alle persone che stanno nel condominio. Francesco Andresciani, per chi lo conosce, si occupa proprio di questo, me lo racconta sempre. Non c'è niente di più bello di andare in un condominio e spiegare il lavoro che tu devi fare, ancora prima di aver messo un chiodo, te lo fai proprio vedere, dall'inizio alla fine, come ha fatto Gabriele. Posso approfittare altri 5 minuti? Allora, rivolgo una domanda al pubblico. Quanti di voi, a parte Blender, utilizzano strumenti open source nei processi creativi? Quali software? Mettiamo Blender, vabbè, lo diamo così. È un game engine open source. Quello di qui. Sì. FreeCAD, a volte Inkscape, qualcuno va nella direzione anche musica, tipo montaggio audio, Audacity. Diciamo così, sarebbe carino, secondo me, all'interno della community, riuscire a creare un gruppetto di persone, diciamo, i più puri. Il motivo per cui a me piace l'open source non è perché è gratuito, ma è quello che c'è dietro come filosofia. No? Quindi riuscire a creare un gruppo di lavoro dove esplorare un po' fin dove ci si può spingere con i soli strumenti open source,
in tutti gli ambiti creativi, quindi dalla musica, montaggio video, io ci sono. Così via dicendo. Chi è interessato magari manda un messaggio all'interno. Sì, facciamo qualcosa, bella iniziativa. Lasciamo l'indirizzo di posta elettronica e proviamo a creare questo effetto. Sì, mi piace. Mi piace molto piacere. L'idea è quella sempre di condividere e crescere insieme. Ok, chiudo. Grazie.